vi ho portato in un laboratorio dove stanno preparando il simbolo del Natale. Andiamo a vedere. Chiediamo al maestro pasticcere Andrea Urbani quali sono i segreti per i suoi panettoni artigianali, famosi in tutta Italia. Il nostro prodotto contiene 800 grammi di burro ogni chilo di farina, quindi è un prodotto ricchissimo di burro. Questo dà la proprietà della morbidezza e la leggerezza al nostro panettone. Questi panettoni hanno ricevuto più volte premi a livello nazionale. Produciamo circa 25-26 quintali di panettone all'anno. Sì, l'anno scorso siamo stati intorno ai 25 quintali. Quest'anno sicuramente non arriveremo a quel numero lì perché sarà molto difficile. L'emergenza Covid ha avuto pesanti conseguenze sul fatturato dell'azienda. Mi è venuto a mancare quello che è un po' il mercato aziendale, quella dei grossi numeri, dove le aziende hanno preferito quest'anno magari donare ai loro dipendenti qualcosa di più sostanzioso, dei buoni, degli omaggi a livello economico, piuttosto che spendere i soldi nel panettone, ovviamente. Sarà un Natale diverso rispetto agli altri, ma sicuramente dovrà essere un Natale dolce. Nel laboratorio di Francesco adesso stanno preparando panettoni classici. In questo momento sono proprio in forno. Importante in questa fase della lavorazione far girare gli stampi. Questo è il panettone classico che c'è canditi, uvetta, miele, zucchero, farina, lievito madre, uova, turli e basta. Non solo classici, ma anche quelli farciti. Che bontà! È un panettone farcito con un semifreddo di gianduia e chantilly. Chiaramente è uno dei nostri prodotti principi. Sarà certamente un Natale strano, ma l'emergenza non ferma i pasticceri fanesi. Un buon panettone artigianale non può mancare sulla tavola delle feste.